orgogliosa, orgogliosa di questo partito, del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per sostenere il paese in uno dei momenti più bui degli ultimi decenni, di quello che abbiamo fatto per sostenere i redditi delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori, dipendenti e autonomi. Questo noi dobbiamo ricordarlo e io sono molto orgogliosa e orgogliosa di tutti i nostri militanti che in queste settimane hanno lavorato pancia a terra per portare le nostre idee. Orgogliosa del nostro segretario che non si è risparmiato un attimo dal giorno stesso in cui si è stato incaricato di questo gravoso compito che noi stiamo portando avanti. Ma soprattutto sono orgogliosa di una cosa. Sono orgogliosa del fatto che mentre gli altri partiti hanno affrontato la campagna elettorale cavalcando la rabbia del presente, noi abbiamo saputo indicare una speranza nel futuro. Abbiamo saputo guardare avanti, abbiamo per la prima volta in una campagna elettorale parlato di giovani e ai giovani e non ci siamo limitati a parlare come altri di dentiere o sussidi o prebende, ma abbiamo parlato di scuola, di lavoro, di casa e non abbiamo promesso ai giovani una divisa da soldato e un anno di naia, ma gli abbiamo promesso libri, trasporti gratuiti, ingresso nel mercato del lavoro per un lavoro dignitoso. Questo è il futuro che noi vogliamo costruire e dare ai nostri figli e sono orgogliosa che questo Partito Democratico l'abbia portato avanti e abbia, diciamo, fatto una bandiera di questo futuro. E poi per ultimo fatemi dire, sono anche orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto in Europa, perché questo è un partito che dimostra che si conta in Europa quando ci si sta con serietà, con affidabilità e con una squadra di persone che lavora insieme, che crede nella solidarietà e che quando alza le braccia lo fa per abbracciare qualcuno, non per fare il saluto fascista. Questi siamo noi e domenica noi andremo a testa alta a votare, perché nessun destino è ancora scritto e ancora abbiamo tanta strada da fare. Grazie, viva l'Italia libera e democratica!